è il 29 febbraio e sono le ore 12 e ti trovi in Super Santos in mano. Ok. Quindi è il 29 febbraio, Polo sì. Sud, ore 12, Super Santos in mano. La domanda è come fai a ritrovare un modo per lanciare il Super Santos con tutta la forza che hai di sopra, facendo sì che ti ritorna indietro senza che però tocchi alcuna superficie o che sia collegato con alcun filo o elastico. Trova un modo, vediamo che fantasia hai. Non ho capito, devo lanciare il Super Santos in modo che ritorni a me? Sì, con tutta la tua forza. Ok, con tutta la tua forza lo lanci in aria. Risposta esatta. Bella però. Fatto che non tocchi alcuna superficie o che sia collegato con alcun filo o elastico. Trova un modo ai 5 secondi. Lo lanci in aria. Allora lo riprendo, lo riprendo. Risposta esatta. Risposta esatta. Un po' facile, era vero? Ah, ora andiamo a quelle difficili. No, era solo questo. Hai indovinato, puoi esultare. Le tue mani deve ritornare nelle tue mani, dai. 5. Beh, me la passo tipo attattata, posso farla. Devi lanciarla con tutta la tua. Ma porca miseria! Non lo so, me la tiro in aria. Però la strapiombo poi. Cioè, se me la tiro in aria la prendo. Risposta esatta. No, vero? Ma devi. Sei al 29 di febbraio, sono le ore 12. Come fai a lanciare questo Super Santos facendo sì che ti ritorni indietro senza che tocchi alcuna superficie che ha o che sia collegato con te? Non si può resistere il 29 febbraio. Volta che dici tu giochi con Super Santos al Polo Sud e di nuovo è la truffa. Ma lo devi dire? È la truffa questa. Perché al Polo Sud non ci puoi giocare con Super Santos. C'è freddino, dice. Come fai a lanciare la palla e ti ritorna nelle mani? Al Polo Sud? Dicelo tu, io lo devo dire io. Lo devo dire io. Fossi Super me l'avrei il tiro pazzo. Non si può fare. Quindi Superman è buono, Come lo devi dire? Allora, prendi la palla, la tiri in aria e ti ritorna alle mani. Visto che siamo al Polo Sud, è l'estremo della Terra, se tiro poi mi ritorna in faccia. Non so. Se è l'estremo della Terra. E quindi non è che c'è qualcosa su cui ruotare, diciamo, giusto? Sì. Quindi se io tiro, poi mi ritorna, perché se stiamo nel punto più questo. Ma che cazzo stai a dire? Hai 10 secondi. 9. Trova un modo che ti viene in mente, subito. Con una calamita, gli attacco una calamita da una parte e una dall'altra. Dove ovviamente dove attacchi la calamita, dai? Sulla palla, è una, sì, dall'altra, è una, diciamo, della mano, in modo tale che se le opposte comunque si dovrebbero attrarre, per cui se il lancio ritorna indietro. Ma mi faccia il piacere! Prova un metodo. Lo lanci e ti ritorna in mano. Lo lancio e mi ritorna in mano. Tu prova a pensare questo Santos e tu riesci ad attrarlo, ti ritorna in mano. Dai, che tempo è scaduto. Prova la prima cosa che ti viene in mente. Appunto, non mi viene in mente niente. Andiamo bene, proprio bene. Primo che ti viene in mente, sviluppa la tua creatività. Lo tiro così forte che la palla fa tutto il giro del mondo e torna. Hai
hai questa forza? Io penso di sì. Sì. Mister Muscolo. Ci hanno mai mandato a quel paese. Sapessi quanta gente che c'è sta. Non può essere collegata con alcun elastico, non dai. Oh, chiamo Gofra. Chiamo Goku. Ma rifaccia il piacere! I dati sono questi, ti trovi al Polo Sud. È il 29 febbraio, sì. E sono le ore 12. 29 febbraio non c'è, inutile che parli, che non esiste il 29 febbraio. Non esiste. Non esiste. Che figura di merda. Per far sì che ti ritorni nelle mani, però ovviamente non può toccare nessuna superficie o essere collegato con alcun filo. Prova in un modo 5 secondi. Lo sgonfio. Io sono su un grande planisfero con i piedi sul polo sud, la lancio in aria, ma ritorno indietro e mi è tornato indietro. In che senso? Allora, diciamo che... semplificala. Allora, io sono... c'è una grande cartina del mondo a terra. Sì. Io sono con i piedi sul polo sud. Ho il pallone in mano, lo lancio in aria e lo riraccolgo. Ce lo raccolgo. Ho indovinato, spara. Perché sei sulla cartina? Perché sono sul polo sud? Tu mi hai chiesto di essere sul polo sud. Io non è che devo essere forse sul polo sud in senso fisico. Basta che sono sul polo sud comunque, sono quello della cartina. La lancio in aria e la ripiglio. Superficie o che sia collegato con un filo o un elastico. Devi trovare un modo. Invito un pinguino a giocare. Un vestito elegante che non ho mai cambiato. Cammino impettito, il mio stile invidiato. Sono rimasto lo stesso da tempo remoto. Ora faccio il cantante, ma di solito nuoto. Ho una vita da sotto e nessun più finalmente posso navigare. Sì, almeno c'ho pure la compagnia. Te ci hanno mai mandato a quel paese. Sapessi quanta gente che c'è sta. Senza toccare una superficie. Con la forza di gravità. Oppure sono io che mi teletrasporto all'altro lato e faccio toc, toc e mi trasporto di nuovo. Con tutta la forza che hai a disposizione. Il pallone di super senso ti è tornato in mano. Tipo boomerang. Però c'è tutta la terra da attraversare. Ah, perché poi il gioco. Oh, ragazzi, da un po' voglio andare a casa, sonno. Che parliamo? Ti arrendi così? Sì, sì. Non devo fare questa. Inquadrami, glielo dico io. Cioè, con papallo io non vengo per niente scuro. Ma mettiti vicino. No, io ti ammazzo. Mettiti vicino. Oh, la risposta qual è? Non la so. Dai. Ma è già finito il tempo. Ragazzi, ora io esporrò qual è la soluzione. Ragazzi, ora io esporrò. Devi ripeterlo tutto, eh? Allora, tutta la palla, tutta la... Andiamo bene, proprio bene. Tutta la forza impressa al pallone. In alto e ti ritorna, coglione.